Ciao a tutti. Allora, buonasera a tutti. Io vi ringrazio di essere venuti nonostante l'inclemenza del tempo, nonostante la pioggia, nonostante la città sia semi bloccata, nonostante il traffico, nonostante manchino i parcheggi. Insomma, vi ringrazio di essere venuti perché vuol dire che vogliamo stare insieme sempre e comunque. Grazie sinceramente. Oggi apriamo questo comitato che è un laboratorio dove si possono lasciare le proprie indicazioni per la città, i propri contributi per il programma, è un laboratorio di cui parleremo subito dopo. Voglio dirvi intanto che avete visto entrando un video che riporta alcune testimonianze di ragazzi senegalesi e delle altre comunità presenti qui a Lecce. Si tratta di testimonianze che rappresentano la loro voglia di integrazione, rappresentano la loro voglia di lavorare qui, di dedicarsi alla città per renderla migliore con il loro contributo. Credo che questo sia importante, importante soprattutto in questo momento, in cui ci sono state manifestazioni contro il razzismo in tutta Italia, manifestazioni che sono state partecipate da migliaia di persone a Firenze. Sapete, la regione era presente anche lì con Nicky Vendola. C'è stata una bella manifestazione anche qui ieri sera, a cui ho partecipato anche io. Credo che questo testimoni l'impegno a lottare davvero contro il razzismo nella nostra comunità. Lottare contro il razzismo significa prendere impegni importanti e seri. Significa però spostare in qualche modo dalle manifestazioni di piazza alle istituzioni locali l'impegno, perché l'impegno deve essere diretto a prevenire qualsiasi tipo di fenomeno. Quello che è successo nei giorni scorsi invece è purtroppo esattamente il contrario. Noi abbiamo assistito in questi anni ad un volontariato cattolico che è stato in prima linea, ad un volontariato laico che si è impegnato contro il razzismo insieme al centrosinistra, ma il centrodestra ha purtroppo taciuto troppe volte. Una subalternità del PDL alla Lega ha portato a fenomeni di odio razziale, lo dobbiamo dire chiaramente, e questi fenomeni oggi sono fenomeni che noi dobbiamo combattere dall'interno delle istituzioni locali. È per questa ragione che la Regione Puglia è stata vicina, fortemente nella lotta contro il razzismo. La legge regionale di Elena Gentile è una legge all'avanguardia in Europa, la consulta regionale, l'osservatorio regionale contro il razzismo, gli impegni per il lavoro, per, come sapete, le liste degli immigrati che devono poter avere opportunità e lavori che tra l'altro oggi sono abbastanza lontani dalle ambizioni di molti concittadini. Fondamentale è questo impegno per l'integrazione. Allora io voglio fare una proposta su questo, e la proposta è a che, avendo studiato che cosa succede nelle altre realtà, a che anche nel comune di Lecce possiamo replicare una buona prassi che è stata introdotta da Matteo Ricci, un bravissimo e giovanissimo presidente della provincia di Urbino Pesaro. Ha proposto di dare la cittadinanza onoraria, si è impegnato a darla, a tutti i cittadini extracomunitari che siano i figli degli extracomunitari che siano nati nella sua provincia. Ecco, io dico chiaramente che se sarò sindaco di Lecce darò la cittadinanza onoraria a tutti i figli degli extracomunitari nati negli ospedali di Lecce, perché questo significa condividere.